È tempo di scoprire dove andiamo nel weekend. Non lo sapete? Ve lo diciamo noi. Con il Gino Vacagno partiamo per questo viaggio fittissimo come sempre, perché è una puntata a tutto festival. Esatto, perché ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, un festival dopo l'altro, magari ne dimentichiamo qualcuno, però è un periodo appunto di festival e quindi ce li ritroveremo poi nelle prossime settimane. Questa settimana è stato il festival internazionale dell'economia ad essere appunto il fiore all'occhiello della città di Torino. Che termina sabato 4 sì, giugno. Quindi c'è ancora tutta una giornata per andare a seguire gli incontri, le conferenze, i dibattiti. Ci sono vari personaggi da tutta Italia, da tutto il mondo. È un festival internazionale, ci sono stati premi Nobel, certo. Saviano, La Segre, i ministri, i sociologi, i politologi. C'era anche chi non arriva a fine del mese? Sì, c'è anche loro. Sì, e poi invito ad andare a vedere tutti in Piazza Carlo Alberto, appunto la libreria del festival internazionale dell'economia in Piazza Carlo Alberto, dove c'è un mega schermo dove possono essere seguite tutte le iniziative che vengono svolte in tutta la città di Torino. Esatto, esatto. Quindi fino a sabato 4 di giugno. Poi dove andiamo? E poi rimaniamo qui a Torino e domenica 5 giugno ha inizio la 25esima edizione del Festival Cinema Ambiente. Ecco, Cinema Ambiente, stiamo vedendo la locandina fino al 12 di giugno, sì, ma noi vogliamo portare i nostri telespettatori un po' nell'atmosfera, no? Di certo, Cinema Ambiente, certo. Così capite anche un po' di più l'atmosfera. Tra l'altro domenica è la giornata mondiale dell'ambiente. Bravo, bravo, domenica 5 di giugno, vai! Non bisogna solo parlarne, bisogna fare i fatti. Certo, altro festival. Ah, un'invasione. Sì, ci spostiamo a Ivrea, capitale del libro, con la grande invasione, il Festival della Lettura. E anche lì, sino al 4 giugno, tante iniziative per tutta la città di Ivrea. Senti, ma li addolciamo un po', sti telespettatori? Sì, perché c'è un festival proprio da non perdere, il Festival del Gelato Artigianale a Rivara. Gelato artigianale italiano, sì, da certo. Tutta Italia, 3, 4, 5 giugno, un festival imperdibile. E dico anche ai nostri telespettatori che le telecamere di GRP Televisione saranno lì in questi giorni, con anche un bel quadratone marchiato GRP dove potete dire fare una dedica. E poi li mettiamo in onda quando? Mercoledì prossimo e giovedì prossimo, 8 e 9 di giugno alle 20. Durante non vedo l'ora, facciamo benissimo, uno speciale gelato, esatto, potete mandare i vostri saluti, se passate di via da Rivara, in questo bellissimo roll up, al 392-022-8020, ma se andate lì trovate tutto scritto. Benissimo. Facciamo assaggiare qualche gelato? Sì, dai. Questo è molto molto altro, quindi vi ricordo, allora di nuovo, sì. Mercoledì 8 e giovedì 9 di giugno, ore 20 su GRP Televisione, vi faremo, insomma, nuotare nel gelato. Ah,
Dai. Dalla dolcezza, dalla bontà del gelato alla gentilezza, perché nel quartiere Nizza Mille Fonti quest'anno c'è la seconda edizione del Festival della Gentilezza per tutto il quartiere. Noi che abbiamo aiutato proprio all'inizio, ti ricordi un anno fa? Sì, me lo ricordo. Quindi c'è la collaborazione dell'Associazione dei Commercianti, cioè le varie associazioni culturali del quartiere, tante attività, tutte da scoprire sino al 5 giugno, perché già c'è stato in questi giorni e quindi si conclude questo weekend il Festival della Gentilezza a Nizza Mille Fonti, circoscritto 8 ex 9. Esatto. E poi però andiamo anche un po' in musica. Ci spostiamo fino a Novara, perché c'è il Festival Novara Jazz 2022 Abbraccia la musica. Vediamo delle immagini dello scorso anno. Dai. Bellissime. Vediamo un po'. La musica ricomincia da un palco, ma 14 palchi. Lo spirito di Novara Jazz è sempre stato quello di portare grande musica nei luoghi più belli di Novara e della provincia. Composition and improvisation, because actually they're the same behavior. Festival del jazz, sì. Del jazz tira l'altro. Sì, allora Novara Jazz sino al 12, però bisogna assolutamente prenotare i biglietti, perché sai come settembre è musica, quindi diamo questa anticipazione per il Jazz Festival Torino. Allora, senti, ma invece del Jazz Festival Torino, vediamo qualcosa anche sì, qua. Sì, le atmosfere torinesi e il jazz, meraviglioso. Jazz. Che meraviglia. Senti, ma c'è ancora tanta cultura. Sì, c'è un altro festival che inizierà la prossima settimana, finito subito questo weekend, quindi ve lo anticipiamo, l'Opera Festival del Teatro Regio, e quindi vediamo questo promo, e si svolge appunto in Via dell'Arsenale. Via dell'Arsenale. E allora anche questo è imperdibile. Che meraviglia! Quindi bisogna assolutamente andare a questo Festival del Teatro Regio. Ecco, vi abbiamo dato qualche anticipazione. Ci muoviamo un po' dalla città? Sì, che dici? Dove andiamo? E andiamo al comune di Neive, dove c'è una bella rievocazione storica. Neive 1247, la magia del Medioevo. E c'è anche la collaborazione del Borgo Moretta di Alba. Però adesso... Non conoscono Neive? Non conoscete Neive? Guarda, gustatevela.
da-da-dam. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Hannah, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva. Che confetto, che confettino. Ma hai visto poi quel sottofondo jazz di Paolo Conte sotto le stelle del jazz? Mica caso ne mettiamo le cose, mica caso. E poi in questa rievocazione ci saranno appunto gli sbandieratori di Borgo Moretta. Ma quanto sono bravi! Gli sbandieratori? Vediamo. Meraviglia, ma senti, ma il Piemonte non ti sembra un po' rifiorito? Sì, ma come sempre, forte in fiore il castello di Vinadio, 4-5 giugno, assolutamente da andare a vedere. E poi invece c'è l'iniziativa. E poi invece andiamo a Ovada, 4 e 5 giugno, mostra mercato florovivaistica, bellissima. Fiorissima, guarda il titolo dice tutto. Sì, fiorissima, sì. Che meraviglia. Poi estate a Tronzano, inizia l'estate, la fanno iniziare al comune di Tronzano Vercellese. Ah, siamo nel Vercellese. Sì, con un cartellone, insomma, con tantissime iniziative per tutta l'estate. E poi invece a Carmagnola, il mese della cultura, tutto giugno a Carmagnola, con musica, mostre, incontri, teatro e molto di più. E tra l'altro sabato 4 giugno alle 21 lo spettacolo Grazie Giorgio Gaber. Sai che bella Carmagnola? Eh sì, è bella. Molto bella, e noi vi ci portiamo così. Col pepe rosso. Magnola, senti, ma ancora fiori, ancora bellezze. All'Oasi Zegna ci sei mai stato? Devo assolutamente andarci. Invitiamo tutti i nostri telespettatori a fare una visita in questa oasi stupenda di rododendri, una conca. I rododendri, guardate che meraviglia. Abbiamo fatto venire voglia di andare all'Oasi Zegna così, direi che... Insomma, con cosa chiudiamo? Con un po' di cultura. Dove andiamo? Con una mostra molto interessante a Pinerolo, presso la Pinoteca Civica di Palazzo Vittone, una mostra su un grande pittore torinese, Enrico Colombotto Rosso, il genio visionario. Quindi chiudiamo con questa notizia, con sì, questa di informazione. Cultura, dai. Cultura. Tanto va avanti fino all'8 sì, di gennaio. Sì, 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 quindi c'è tempo, però noi iniziamo a dirvelo. È già un'opzione per il weekend. Hai visto quante anticipazioni abbiamo dato? Cioè, ragazzi, dove andiamo nel weekend? E così vi dice cosa volete fare. Perché se non sapevate cosa fare... Ve lo diciamo noi. Grazie Gino Macagno. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi per aver seguito. Dove andiamo nel weekend? Ci vediamo la prossima settimana.